Intanto ringrazio per l'attenzione che ci date ogni anno e anche quest'anno, per cui grazie prima di tutto. Siamo molto estremamente contenti perché dal primo giorno, io, se si ricorda, gli avevo detto abbiamo dei talenti straordinari. Non so come dirlo, ma noi pubblichiamo sulla nostra, su Facebook, su Dragon Price, i video delle varie esecuzioni, ma violinisti straordinari, pianisti bravissimi, lei l'ha sentito il ragazzo che fischia? No, è un campione mondiale di fischio, si chiama Michael Barimo, da genitori anche italiani nati in America nelle generazioni precedenti, ma una cosa, suona, praticamente canta l'opera fischiando, è una cosa straordinaria. E per non parlare di fisarmonica, i pianisti che noi abbiamo sempre avuto, pianisti sempre bravi, ma devo dire che siamo felicissimi perché, essendo stata un'edizione un po' ridotta, diciamo, come numeri, e con complicazioni di immagini, lei, ogni volta che uno arriva, il test COVID quando arrivano, test COVID quando ripartono, siamo sempre su e giù dai laboratori. Finora tutto è andato benissimo, grazie a Dio, fortunati, siamo tutti bene e stiamo continuando, veramente siamo felici. Io direi una delle edizioni migliori. Nei 30 anni stiamo festeggiando il 30° anno con tantissimo piacere proprio. E tra l'altro devo dire che a Imbra c'è anche la gente ora. Sì, c'è gente, ma anche siamo tutti contenti di essere intanto vivi e poi di poter cominciare a uscire fuori, per cui c'è una bella atmosfera, un bel entusiasmo. Devo dire, ci ricorderemo questo 30° anniversario come si conviene. Poi le volevo dire anche che faremo un premio, non so se lei, sono sicuro che lei conosce l'architetto maggiore, Carmela Maggiore. Sì, certo. E faremo un premio per Carmela Maggiore, si vince, certo. Il premio Carmela Maggiore viene presentato al debutto a Carnegie Hall. Ho capito, bello. Ora come si svolgerà il programma da stasera e poi quale sarà? E siamo, come è stato ieri sera, cominciamo dalle 20 fino alle 23:30 e poi sempre con questo misto, lei quando arriva trova o un pianista o una violinista o un o il ragazzo che fischia o la lama sonora, questa non so se lei l'ha vista anche ieri, c'è una ragazza dall'Olanda che suona una lama sonora, è una sega, esattamente una lama di una sega, e la suona come un violoncello, ed lei è specialista in questo strumento che hanno costruito per lei, una ricerca di suoni incredibile, cioè, io mi sto vedendo questo serato, guardi che non è facile stare lì fermi dal 19 fino alle 23:30, non perdo una sola nota, ma devo dire che non vedo l'ora di cominciare. E allora invitiamo i nostri telespettatori, se vogliono, per questa settimana, la sera, dalle 20 in poi, c'è il Black and White Time. Fino al 28 sera. Perfetto. Va bene, grazie maestro. Ora sentiamo una violinista che ieri si è esibita, e se non sbaglio fa Bach, o mi sbaglio? Sì, lei ha il Bach solo, la partita del violino solo.